Un'ecologia integrale possibile a misura d'uomo. È stato questo il tema al centro dell'incontro che si è tenuto lo scorso 8 aprile presso la sala del Consiglio della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la presentazione del progetto europeo Itinerario Europeo del Sapere, i Cammini di Francesco. Un progetto che ha l'intento di analizzare le radici della nostra cultura, ripercorrendo la genesi dei valori fondanti, il riconoscimento universale di valori intorno alle principali università storiche del vecchio continente e al ruolo svolto dai francescani e dal contributo straordinario di Francesco d'Assisi nella storia della civiltà dell'uomo. È stata un'iniziativa nella quale c'è la possibilità di analizzare l'argomento bene comune da diversi punti di vista. La visione dei francescani, la visione della comunità scientifica e la visione di tutti i cattolici che hanno partecipato. Credo che sia un esempio importante di come le istituzioni si debbano mettere insieme e lavorare per favorire, ovviamente rispetto a quelle che sono le singole competenze, per cercare di far capire come e quali sono i metodi per mantenere il bene comune. È un tema purtroppo di attualità. Abbiamo recentemente visto, da Greta a tutti i problemi dei cambiamenti climatici, stiamo vivendo un momento in cui l'ambiente è sicuramente un ambiente molto più inquinato di quello che era un secolo fa, e quindi è importante che come istituzione, come università, il nostro obbligo è quello di formare i giovani che sappiano lavorare nel futuro, e ovviamente uno dei temi è quello della sostenibilità, cioè quello di mantenere il bene comune anche per le prossime generazioni. Ovviamente questo è un argomento difficile perché stiamo lavorando in un'era tecnologica con molti inquinanti e dobbiamo quindi cercare di, da una parte, renderci conto di quelle che sono le singole azioni che possono decidere il cambiamento del futuro e quelle che sono le best practices, cioè quella di cercare di mantenere il ciclo, naturale dei beni, mantenerne la conservazione e soprattutto cercare di produrre meno scarto possibile. Per ricostruire una casa comune dobbiamo recuperare le mani, i cuori e i volti di tutti coloro che hanno a cuore il bene di tutta l'umanità. Allora insieme diventa quella accorato appello di Papa Francesco di ricostruire quella casa partendo dai fondamenti che sono i valori che contraddistinguono la civiltà da sempre occidentale, cioè il valore dell'accoglienza, del dialogo e di costruire una pace che sia paritetica, che prenda tutti nella responsabilità di accettare l'altro per quello che è, per quello che ha, per quello che può dare a livello non solo economico ma soprattutto umano. Bisogna recuperare la persona e quindi ritrovare quelle dimensioni umane in cui noi possiamo ritrovare la strada giusta e corretta per abitare le distanze che ormai sono diventate molto lunghe e lontane con il nostro ambiente, la nostra casa. Abbiamo deturpato la nostra casa e quindi abbiamo bisogno di riconquistarci la casa riprendendo noi stessi. Il Papa Francesco ha messo come primo punto dell'agenda cattolica, cristiana, ma mondiale, i giovani. È stato un discorso di Papa Francesco universale, si è rivolto a tutti i giovani, ha accolto tutti i giovani, ha ascoltato tutti i giovani di varie provenienze, anche credenze. Proprio questo è importante, riscoprire con questo progetto europeo i cammini, l'itinerario europeo del sapere, i cammini di Francesco, riscoprire le nostre radici oggi per costruire progettualmente insieme alle future generazioni un percorso di recupero di una casa che diventi la casa anche profeticamente parlando e anche la capacità, questa casa, di accogliere gli occhi, le ansie, i sogni dei nostri giovani. Oggi il tema che si sviluppa ha molto a che fare col territorio, perché uno dei filoni tematici del progetto europeo è proprio
la nuova visione del rapporto tra uomo e ambiente che Francesco porta con sé e che regala alla cultura europea come una delle componenti importanti delle relazioni appunto tra uomo e ambiente. Oggi abbiamo fatto alcune considerazioni di carattere teorico, ma anche una rassegna interessante di esperienze in università e fuori dall'università che fanno vedere come sia praticabile, possibile e vantaggioso vivere un rapporto nuovo con la nostra casa comune. Tra i relatori era presente Giorgio Piccirillo, presidente dell'Associazione Nazionale Cammini di Francesco, che si è a lungo soffermato sull'importanza della Laudato Si nella realizzazione del progetto e del suo contenuto. Laudato Si in questa circostanza e non solo ha rappresentato un punto fermo, una pietra miliare alla quale noi abbiamo deciso di fare riferimento e difatti nei contenuti dei documenti d'impianto di questo convegno viene citata per molti passi la Laudato Si, perché malgrado sia datata rappresenta un documento estremamente attuale sul quale poter basare oggi la volontà di far crescere un mondo pulito, un mondo sereno, un mondo ecologicamente sostenibile. L'intento del progetto è quello di creare una rete culturale tra le università antiche d'Europa e le nuove realtà accademiche al fine di sviluppare e promuovere processi di ricerca e di percorribilità ideale, accademica e fisica sui valori fondanti del sapere che costituiscono il patrimonio comune della cultura europea. È un'iniziativa che abbiamo preso insieme ai nostri partner del progetto europeo, i Francescani Secolari, e dà il significato di quello che è il contenuto del progetto europeo, cioè la valorizzazione dei valori fondanti. Primo di tutto abbiamo scelto l'ecologia integrata, che è sicuramente un fattore di cui oggi la società avverte l'esigenza e che in circostanze come queste possono essere delineate con il contributo di chi già opera nel settore, oltre naturalmente noi che con i Cammini di Francesco riusciamo a riportare la natura e la cultura nella società. Al termine della giornata si è poi tenuta l'inaugurazione del Giardino dei Popoli presso l'Orto Botanico dell'Università di Roma Tor Vergata, simbolo di come la cultura europea tragga ispirazione dal rispetto dell'uomo e del suo ambiente. Il Giardino dei Popoli nasce conseguentemente alla storia, diciamo, di questo posto, perché l'Orto Botanico di Tor Vergata ha il suo primo avvio con il Giubileo del 2000, in quanto fu voluto dal Santo Padre un giardino che collezionasse le piante della Bibbia. Quindi dal 2000 c'è qui in questo territorio, nel nostro Orto Botanico, un giardino biblico appunto che raccoglie tutte le piante della Bibbia. E noi abbiamo pensato che di proseguire questo giardino dando un senso di internazionalizzazione, che è una delle mission del nostro Ateneo. Di fatti abbiamo diversi corsi in lingua inglese per tutti gli studenti che vengono da tutte le parti del mondo, e quindi per lasciare una testimonianza di questo, del loro passaggio a Tor Vergata, della loro presenza a Tor Vergata, è stato deciso appunto di raccogliere tutte queste testimonianze in un giardino e quindi di far portare a questi studenti stranieri un seme, una pianta, un albero che noi raccoglieremo in questo Giardino dei Popoli, appunto, che vuole appunto dimostrare la vocazione anche dell'università nell'accogliere persone diverse, nazionalità diverse. Come università il nostro principale obiettivo è quello di formare i giovani, e l'università deve sempre avere un'apertura a livello internazionale. L'idea del Giardino dei Popoli serve proprio a questo, cioè quella di integrare le persone che vengono nella nostra università portando quelle che sono, diciamo, quella che è il legame della loro cultura. Allora, portando la pianta serve da una parte a arricchire il nostro territorio,
l'orto botanico nel caso specifico, dall'altra invece aiuta a pensare che si sta formando la nuova casa dello studente, che è appunto la casa nella quale cresce e poi diventerà il protagonista del mondo che verrà. Il Giardino dei Popoli serve proprio a questo, cioè a creare un habitat ovviamente ricostruito, cioè non è l'habitat originario, ma ha la funzione di poterlo vivere giorno per giorno insieme in modo aggregato e vivere quindi in questo modo anche la nuova avventura universitaria dei nostri studenti.